Bene, ciao a tutti. Vi ho promesso che avrei fatto un video sulle bacchette, quindi io parlerò di Innovative Percussion, che è il mio marchio. Queste sono delle bacchette americane, quindi distribuite in Italia dalla Boomup SRL e io sono molto felice di averle. Dopo questa bella fornitura che il signor Bovani mi ha fatto, quindi ve le spiego un po'. Partiamo da questa bacchetta che è una 5A Maple, quindi una 5A di Biacero. È una bacchetta leggera, leggerissima, adatta per i localini dove si suona jazz oppure cose leggere, molto maneggevole, molto bella. Benissimo, la 5A Maple. Non poteva mancare la 5A normale, quella in icori, quindi la 5A standard. Bellissima, è sempre bella, la 5A è sempre una bacchetta standard, ci si può suonare un po' di tutto, ma non proprio tutto, perché per andare poi su pesi un po' più rock, bisogna avere bacchette un po' più grandi, insomma. Quindi la 5A standard che consiglio anche agli allievi che cominciano a studiare. La 5A è una bacchetta perfetta. Ecco un'altra 5A, ma la differenza è la punta. Questa è una punta in nylon, quindi chi preferisce magari avere dei suoni sui piatti un po' più brillanti. Bellissima anche questa, 5A punta in nylon. Quindi dopo la 5A, una bacchetta un po' più grandicella che è la 5AB. È una via di mezzo tra la 5A e la 5B. Quindi è molto bella perché ci si può andare leggeri, però ci si può anche picchiare. Bellissima, la 5AB, una via di mezzo tra la 5A e la 5B. Andiamo avanti e troviamo la classica, questo è un altro standard che è la 5B. Io la chiamo la bacchetta rock perché ha un bel volume e un bel grip. Dinamiche. Che ti dà tanto, quindi la bacchetta rock per me è la 5B. Poi ci sono anche le bacchette che vanno oltre. Andiamo avanti e troviamo questa molto particolare di una lunghezza importante, diciamo. Questa è una bacchetta più lunga, questa è la punta, questa è una 1A. Quindi c'ha una leva molto più ampia e poi dipende dai gusti. Io l'adopero anche questa qua per fare certe cose. Benissimo, la 1A. Andiamo avanti e troviamo la 5BL, quindi è una 5B un po' più lunga. Ecco, a proposito di bacchette rock. Bellissimo bilanciamento. Bellissima, la 5BL. Andiamo avanti e andiamo a trovare un'altra bacchetta un po' massiccia che è la allora Balance Point. Balance Point ha una punta molto pronunciata, ha una
ha un grip da 5B e qualcosa di più. Quindi quando si parla di rock, questa bacchetta può essere usata e come no. Adesso abbiamo proprio la bacchetta che rock, nel senso che proprio porta il suo nome, la bacchetta rock. Questa è la punta, una bacchetta tipo 2B, quindi un volume pazzesco. Cosa bella è che comunque sono maneggevoli, anche se sono grosse, però sono maneggevoli come bacchette. Quindi la bacchetta rock, questa ci si può picchiare tanto, tantissimo. Allora, ora vi presento una bacchetta molto particolare. Io la uso molto per quanto riguarda il riscaldamento, il pad, il tamburo, lo studio del tamburo. Christopher Lamb, percussionista della Sinfonica di New York, ha ideato queste bacchette che sono in multistrato. Se vedete, sono in multistrato. Quindi Christopher Lamb, percussionista della Sinfonica di New York, ha scelto queste bacchette. Anche loro, belle lunghe, però hanno un rimbalzo fantastico. Io studio il pad, quando studio con il pad, studio con queste bacchette qua. Quindi Christopher Lamb, non c'è il numero, quindi è una signature. Adesso vi voglio parlare delle bacchette ibride e vi parlo di questa punta, quindi punta Barilotto, molto belle. Queste sono le 8A. Queste sono le 8A, bacchette che fecero la storia. Quindi Jeff Porcaro usava le 8A, per esempio. Molto belle. Bellissime le 8A. È un grip simile a una 5A con la punta a barilotto. Quindi non potevano mancare ora le 9A. Prima le 8A, adesso 9A. Stesso sistema, punta a barilotto con un grip un po' più grande, tipo 5B. Con questa bacchetta ci farei tutto, mi va benissimo perché provo a suonarci un po' di tutto e rende bene la 9A. Poi abbiamo la bacchetta proprio ibrida, infatti si chiama Hybrid. La punta è piccolina, tonda, quindi è una bellissima bacchetta. Hybrid. Andiamo a finire con la Session, quindi una bacchetta che si adatta a tutto, anche per le jam session, quindi ogni batterista può suonare con queste bacchette perché alla fine vanno bene. Benissimo, allora oggi abbiamo parlato di Innovative Percussion. Se avete qualche richiesta da fare, potete contattarmi, magari mettere anche un commento. Noi ci vediamo alla prossima. Ringrazio sempre la Bomap SRL per la fornitura, quindi a nome di Andrea Bovani e della moglie Roberta. Ringrazio tutti.
vi auguro una buona serata. Ciao a tutti, al prossimo video. Ciao.